Buongiorno, io volevo fare una domanda ad entrambi. Non so se abbiamo la giusta distanza, però volevo capire se e quanto e se il cinema italiano riesce ad essere come allora lo specchio o l'analisi della società moderna. Brevissimamente, non lo so, nel senso che il discorso, quando la grande differenza rispetto ai decenni passati, anche dopo la guerra, era che non solo me, ma in generale la politica, in modo diverso, ci influenzava, ecco, e quindi in qualche modo. In modo anche in una direzione utopica, in una direzione anche sentimentale e non scientifica, anche se il marxismo ha sempre rivendicato il fatto di essere una scienza, ecco. Quindi c'era una relazione che in qualche modo poi si riconosceva anche in tante opere cinematografiche. Adesso è come se la strada del cineasta non è che fosse, non è che sia una strada isolata o di solitudine, no, ma non ci sono più quei riferimenti, questo va detto, che almeno nella mia esperienza, ma io appartengo ad una generazione passata, lei dovrebbe chiederlo ai ventenni, ai trentenni, insomma. Quelli che sono il presente saranno il futuro del cinema e anche dell'Italia, ecco, non ci sono. E allora appunto mi colpisce il professor Canfora quando cita Guerra e Pace, appunto Guerra e Pace, io sono, non voglio, parlo di me, ecco, il caso ha voluto che io non avessi mai letto Guerra e Pace, durante il Covid l'ho letto ed effettivamente ho ritrovato. Ci sono per me un romanzo che combina, in questo senso è una combinazione che a me piace sempre molto, la grande immaginazione di uno scrittore con la storia. In questa necessità di cui abbiamo già parlato varie volte, di essere fedeli e infedeli al tempo stesso. Però come riferimento individuo, paese, politica, è assai difficile, ecco, trovare una connessione. Io sono ignorantissimo, quindi per carità. Però, insomma, per quel poco che posso capire, vedere, studiare, grandi momenti storici, grandi idealità, contrapposizioni fortissime generano grande arte, inevitabilmente. Momenti in cui addirittura diventa purtroppo frase fatta, senso comune, ammonimento, la fine delle ideologie, no? Cioè questa frase oscena che viene ripetuta continuamente e vuol dire anche fine di qualunque schieramento morale autentico. Che non genera arte. Questo è un fenomeno che possiamo constatare studiando la storia dei millenni, perché andiamo indietro proprio in maniera spericolata, la Atene del V secolo a.C., nella guerra con Sparta, nella tragedia, produce un'arte incredibile. I più grandi drammaturghi, oserei dire, sono quelli attivi allora. Poi tutto finisce, si entra nel secolo seguente, secondo la successione dei secoli che noi stessi inventiamo, e abbiamo sì il teatro che continua, si mette in scena un sacco di prodotti di routine, alcuni si sono anche salvati, ma quelli rimangono una vetta. Per il momento in cui nacquero e grandi spiriti capirono quello che stava succedendo, contrapponendosi, assecondando. Secondo le famose ideologie così stupidamente vilipese, va bene. Ma per quel che riguarda il cinema, che è stato proprio la decima musa, diciamo così, per
tantissimo tempo, l'elemento commerciale che a profluvio viene da oltre Atlantico ha inquinato tantissimo, quindi ha trasformato un'arte in un prodotto seriale che magari asseconda il peggio dell'immaginazione. È stato ferito, secondo me, quel grandissimo corpo che era l'arte cinematografica. Poi ne sono apparse altre.